Buongiorno. Già qui? Sono le 7 e 2 minuti. Già di prima mattina. Vabbè, cioè lo so che c'è chi si alza prima, però cioè, il tempo che uno fa le robe. Va bene. Buongiorno, buongiorno. Allora, come va? Tutto bene? Facciamo un'altra giornata dove ti racconto qualcosa. In realtà oggi avrei da fare un po' di lavori, anche abbastanza attinenti al progetto Alter Faber, quindi volendo potremmo continuare a parlare e nel frattempo potrei farti vedere qualcosa, visto che stiamo ristrutturando la nostra sala prove, ok? Quindi possiamo fare entrambe le cose, se dici. Che ne pensi? Dai, e allora iniziamo questa giornata. Allora, possiamo continuare il nostro percorso all'interno di Alter Faber con un brano che adesso arriva, quello che è quello più amato forse anche dai meno, da quelli che conoscono meno l'autore, ok? Perché sostanzialmente è uno dei brani più conosciuti. Sto parlando di Bocca di Rosa, no? Molti lo associano direttamente all'autore, se lo ricordano, perché comunque ha un certo ritmo e un certo riff, chiamiamolo così, che ti entra in testa subito e quindi lo identifichi subito tra i tanti. Abbiamo voluto inserirlo anche noi, tra l'altro in genere nei concerti è uno dei possibili bis che in genere si fanno, perché è il pubblico a chiederli. Questo ti fa capire comunque che è un pezzo che piace, che è un pezzo che interessa. Bocca di Rosa, allora, come ho scritto nel libro, è carino il fatto che nell'enciclopedia Treccani, se tu cerchi Bocca di Rosa, ti risulta come sinonimo di prostituta, meretrice, donna dei facili costumi e tutti i modi in cui abbiamo imparato nella storia, insomma, a definire quello che qualcuno ha anche detto il mestiere più antico del mondo, perché sostanzialmente Bocca di Rosa era una prostituta, ok? Ma c'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, Bocca di Rosa invece lo faceva per passione. È una, diciamo, un livello avanzato di prostituta, potremmo dire una prostituta 2.0 forse, quasi, perché quello che fa l'autore è sottolineare come questo personaggio non sia meramente un personaggio legato a un aspetto mercenario, ecco, di questo mestiere, quanto invece sia proprio una questione passionale di buttarvisi totalmente dentro, amando in certo senso quello che è questo mestiere, no? Detta così ora sembrerebbe effettivamente essere un'apologia della prostituzione organizzata, ma di sicuro l'autore non era questo il suo intento e neanche ovviamente quello mio. E questo pezzo si apre creando proprio l'ambiente in cui viene raccontata la storia. Allora dice: la chiamavano Bocca di Rosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero che non si trattava di un missionario, tutti si accorsero di lei. E noi vediamo proprio ed entriamo in questo paesino, quindi immaginiamo la stazione di questo paesino di non si sa dove, e che arriva questa donna, e tutte le sonorità nel brano originale, intendo principalmente, riprendono quello che è l'immagine proprio del paesino, della gente, eccetera eccetera. Il ritmo nell'arrangiamento originale è proprio quello dato dal rullantino del classico da banda musicale, no? E anche c'è quel flauto sul riff che va sulle note alte, quel flautino molto sottile, quasi un ottavino, è proprio classico da banda musicale, perché rende così l'idea di dove il pezzo è ambientato. Qualche giorno fa, quando abbiamo fatto la presentazione a Scicli, c'è stata una delle domande che Giovanni mi ha fatto a me, ha fatto anche a Lisa, che era appunto in qualità di nostra editor e di nostra social media manager, insomma, interveniva anche lei. E poi ha coinvolto anche qualcuno del gruppo, in particolare poi Salvo è intervenuto, ha parlato anche lui
al riguardo, cioè qual è il personaggio a cui sei più legato? Anche De André fu fatta questa domanda e lui rispose appunto con sicuramente il personaggio a cui più sono legato è Bocca di Rosa. Bocca di Rosa, sottolineava anche Lisa l'altro giorno, infatti viene spesso utilizzata come sì, sinonimo, dicevamo prima, di prostituta, di meretrice, di donna dei facili costumi, eccetera, però è anche vero che il messaggio che lancia è più o meno, potremmo dire, un po' il solito messaggio, cioè quella di stagliarsi contro dei retaggi e dei modi di vedere, ecco, la situazione, in questo caso vista dai cervelli, quelli più piccoli, quelli che diciamo adoperano poche intelligenze e tante volte si fermano all'apparenza. E il fatto che, per esempio, si racconti appunto che tutta la situazione, che Bocca di Rosa appunto viene cacciata dal paesino, eccetera eccetera, viene quasi sollevata da, dice il testo, da una vecchia mai stata moglie, senza mai figli e senza più voglia, indica come in realtà sia forse la persona meno interessata a fare, cioè a mandare via appunto dal paese la donna, proprio perché non aveva, insomma, un marito che avrebbe potuto, passatemi il termine, cornificarla. Però in ogni caso lei si batte per questa cosa, per mandarla via, perché dice che non se ne può più, quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare, quindi cerca di aizzare un po' le altre donne del paese, cioè quelle che effettivamente possono subire qualcosa, o quelle il cui matrimonio può essere in certo senso insidiato dalla presenza di Bocca di Rosa, le spinge proprio a muovere un'azione contro di lei e mandarla via, no? Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, ma si limitarono all'invettiva e quindi ad andare contro di lei, muovendo insomma anche il potere costituito, che è quello classico dei carabinieri che vengono citati nella canzone, anche se c'è da dire che io ci sono due versioni quando si parla dei carabinieri. Una dice il cuore tenero non è una dote di cui si incolmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Oppure ce n'è un'altra che dice spesso gli sbirri i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alto uniforme e l'accompagnarono al primo treno, no? E io nel disco ho voluto mettere la prima che ho citato, che è quella forse un po' più carina nei confronti delle forze dell'ordine, perché la seconda, dire al proprio dovere vengono meno ma non quando sono in alto uniforme, è un po' oltraggioso, ma De André era così, era pungente anche nei confronti proprio in questo caso di chi esegue la legge, quindi diventa tutore della legge, in questo senso è sempre la legge intesa come potere costituito, quindi lui la sua polemica la muove tanto anche riguardo questo, no? E quindi, come anche Lisa sottolineava, diciamo Bocca di Rosa diventa la metafora di una mentalità davvero piccolina, che non guarda tanto oltre la punta del proprio naso, ma pensa unicamente all'apparenza anzitutto, e poi a ciò che concerne ai fatti propri, senza andare a vedere e andare a assaggiare il terreno di quello accanto per capire se il mio punto di vista è differente oppure no, appunto dal suo. E questo poi fa sì che si creino delle strutture, delle sovrastrutture, per dirlo come qualcuno l'ha già detto in ambito filosofico, che vanno a distruggere senza pietà quasi un'altra persona, in realtà, che sì, sicuramente prendere il marito di un'altra donna significa magari distruggere una famiglia, ma è inteso ovviamente in senso metaforico, come c'è chi l'amore lo fa per noi e chi se lo sceglie per professione e chi invece lo fa per passione. Ora togliamo la questione coniugale dell'amore o della passione, portiamola su un piano un po' più filosofico, diciamo così, ok? Laddove effettivamente la denuncia è fatta proprio al potere organizzato, che si staglia contro, in questo caso, chi è più debole, chi è più indisposto a rispondere. E alla fine della storia si vede come, nonostante l'opinione
pubblica sia stata alla fine quella veicolata dalla vecchia maestata moglie o da chi, insomma, per lei, chi insomma l'ha seguita così subito all'istante, in realtà poi tutto il paese sembra quasi cambiare completamente idea e accompagnare appunto la malcapitata in questo caso alla stazione, proprio a farle sentire la propria vicinanza, il proprio appoggio. E poi cita alcune figure importanti, appunto, anzitutto quelle che alla stazione successiva la vanno a trovare. C'era un cartello giallo con una scritta nera che diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. E poi l'accostamento finale. Persino il parroco, che non disprezza, fra un miserere e un'estremunzione, il ben effimero della bellezza la vuole accanto in processione. Poi termina così, con la Vergine in prima fila. Quindi immaginiamo questa processione di paese con quella banda musicale che già prima dicevamo accompagna, e con la Vergine in prima fila, Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. L'amore sacro e l'amor profano. Ciò che rende terribile questo mondo è che mettiamo la stessa passione nel cercare di essere felici e nell'impedire che gli altri lo siano. L'ho voluta inserire all'inizio di questo, del capitolo del libro, dove appunto parliamo di Bocca di Rosa, perché il tema emergente è proprio quello della gelosia dell'essere umano, chiamiamola così, nel fatto che l'essere umano cerca sì la propria felicità, ma allo stesso tempo la cerca quasi volendo impedire che qualcun altro, che l'altro in generale, sia felice allo stesso modo. E questa non è un'autentica ricerca della felicità, ovviamente, cioè ci arriviamo subito. Questa non è la vera ricerca della felicità, cioè quella di siccome non sono felice io non deve esserlo nessun altro, piuttosto che se devo essere felice io, deve non esserlo qualcun altro. Il discorso della felicità è ovviamente tutt'altro, cioè c'è una questione di libertà, c'è una questione di differenza, c'è una questione di... ci sono tante questioni al riguardo, no? Bocca di Rosa, questo secondo me lo evidenzia davvero nella maniera più bella, potremmo dire, proprio perché questo ritmo un po' di mazurka ti porta quasi a ballare su queste note. E ti porta un messaggio abbastanza corposo, abbastanza serio, potremmo dire, un messaggio non da poco. Così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso, tira fu maestà delle cagnette, a cui E quindi, volendo andare anche oggi un po' dentro il pezzo, a vedere come l'abbiamo approcciato nel nostro riarrangiare, già ti dico che qua di riarrangiamento in realtà abbiamo calcato la mano poco stavolta, ecco, perché la particolarità del pezzo è proprio quella che ho citato prima, cioè quel modo, ecco, di raccontare la storia. Non l'abbiamo fatto, ecco, a banda musicale, per capirci, ma abbiamo tenuto sicuramente quel passo, il passo insomma di marcia. Andiamo a vedere direttamente come sul computer. Chiamavano Bocca di E qua vedi già come abbiamo sostituito a quelle sonorità le nostre corde, e in particolare c'è il contrappunto del buzuki in tutto il pezzo, che anche accompagna il cantato proprio a mo' di contrappunto e a mo' di controcanto, che insomma va anche lui a dare proprio il ritmo un po' al cantato stesso, che è questo appunto. È un contrappunto abbastanza deciso, perché il suono metallico della corda riesce a dare quel tocco, diciamo così, molto molto coinvolgente secondo il nostro punto di vista, cioè va a pizzicare proprio, si sente quel pizzico iniziale, cioè non è una sonorità morbida, ma proprio quasi
decisa al punto da essere quasi violenta, potremmo dire, no? E un po' è questo che porta anche il racconto a essere più incalzante nel suo stesso ritmo. Riguardo la parte cantata, c'è da dire che ho sempre avuto qualche difficoltà a imparare bene a farla, nel senso che devi prendere fiato nei punti giusti se non vuoi spezzare le frasi in maniera sbagliata. E quando mi sono trovato in sessione di registrazione di questo pezzo, ho detto: vabbè, dai, in sessione di registrazione è facile, faccio ogni strofa separata, quindi devo prendere fiato per una strofa, faccio tutta quella strofa, poi in certo senso mi riposo e faccio la seconda. In realtà alla fine non ho fatto così, perché il risultato non era assolutamente bello. Quando attaccava, quando staccavo una strofa e attaccavo un'altra, si sentiva troppo la transizione. Quindi alla fine mi sono armato di pazienza, ho respirato a fondo e ho cercato di segnare esattamente dove prendere fiato, e bene o male, devo essere sincero, il risultato è riuscito. Quindi è stata praticamente registrata la voce in un'unica take, di fila. Rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, a quello andarono dal commissario e dissero senza parafrasare. Ecco, si sente qui la differenza dal farlo, insomma, spezzato, dallo spezzare due strofe invece farlo un continuo. Queste sono sottigliezze, forse robe che più che altro attenziono io, ma poi diciamo il risultato è quello che conta sempre. Altresì abbiamo pensato a un effettino un po' strano che potesse dare un po' il nostro tocco, e l'abbiamo inserito nello strumentale. C'è uno strumentale che poi praticamente crea il classico special, ok, che collega due strofe, potremmo dire due pezzi diversi della canzone, dove abbiamo anche noi voluto immaginare la stazione a cui Bocca di Rosa insieme agli abitanti del paesino era approdata, e quindi una sorta di annuncio da stazione, che è questo che adesso ascoltiamo. Attenzione, attenzione, binario 4, Bocca di Rosa in partenza, ripeto, Bocca di Rosa in partenza. Insomma, un po' ci divertiamo a fare questi giochini che servono anche, ovvero per dare anche una bella alternativa, senza andare a toccare troppo poi quello che è il racconto già in musica, così come è reso già in musica. Senti, mi sono accorto che si è fatto tardino, che l'episodio è durato un po' più del previsto. Volevo farti vedere quel backstage, quello insomma dei lavori in sala prova, ma ormai facciamo una cosa: se riesco faccio un video completo dove magari ti faccio vedere solo quello, e così questo lo chiudiamo qua, anche perché siamo già 17 minuti, voglio dire. Ok? Alla prossima. Ciao.